Buonasera, la cronaca in apertura di questa edizione del nostro telegiornale con gli sviluppi dell'omicidio avvenuto ieri mattina a Bellante. Un solo colpo esploso dal fucile a pallettoni è stato sufficiente ad uccidere Felicia Mateo, la 49enne dominicana, ammazzata da Mario Ciabattoni ieri mattina nel piazzale antistante il condominio di via Guido Rossa a Bellante. Lo ha rivelato l'autopsia, conclusasi poco fa all'obitorio dell'ospedale di Teramo dal medico legale Giuseppe Sciarra. Il proiettile di quelli utilizzati per l'abbattimento dei cinghiali ha perforato la spalla destra della donna, raggiungendo cuore, polmoni e fegato fino al seno. Un furto è stato messo a segno nella notte da una banda di ladri che è riuscita ad intrufolarsi in un circolo privato di Montesilvano, The Best One, situata proprio nell'edificio ex Monti. Tra le 3 e le 5 del mattino, stando alla ricostruzione dei carabinieri, sono passati per una finestra collocata sul tetto, hanno spostato i pannelli della controsoffittatura e si sono calati nel locale. Con degli arnesi da scasso hanno poi aperto due macchinette cambiasoldi e 8 slot machine che hanno svuotato il contenuto. La lotta alla droga, Ercole Baracchini, 30 anni, è stato arrestato a Montorio dagli agenti della squadra mobile di Teramo con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ritenuto fornitore di eroina e cocaina ai tossicodipendenti dell'entroterra teramano, Baracchini nascondeva nel terreno del piccolo giardino annesso all'abitazione un involucro di vetro contenente 24 grammi di cocaina in parte già confezionata in dosi, 106 grammi di eroina, anche questa in parte in dosi e in parte solida, nonché 48 grammi di hashish. All'interno della casa è stato poi rinvenuto un bilancino di precisione, sostanza da taglio e materiale necessario per il confezionamento delle dosi. Cambiamo completamente argomento, veniamo ad Atri. In Abruzzo sono circa 10.000 le famiglie di bambine, adolescenti e giovani donne che soffrono a causa dei problemi legati ai disturbi alimentari. Una vera e propria emergenza, sottolinea il direttore del reparto di pediatria dell'ospedale di Atri, Mario Di Pietro, che da un lato plaude alla campagna messa in campo dalla regione e dall'altro invece lancia un appello accorato a mettere in rete le forze e le competenze, a non depotenziare le strutture già esistenti, a cominciare proprio dal centro di auxologia e nutrizione pediatrica di Atri. Finalmente, afferma Di Pietro, viene riconosciuta quella che è una vera emergenza, soprattutto fra i giovani, per questo vanno potenziati i centri di riferimento e i servizi sul territorio. Secondo Di Pietro, l'iniziativa della regione riaccende la speranza sia degli operatori del settore che dei pazienti. Credo, poi afferma, continua, sia finalmente arrivato il momento di lanciare un appello in primis alla regione Abruzzo e poi a tutte le ASL abruzzesi, per potenziare le poche strutture che si occupano di disturbi alimentari e partire anche da esse per favorire la creazione di una rete integrale di servizi che prevede tutte le modalità assistenziali ritenute oggi indispensabili per assicurare un trattamento adeguato ambulatoriale degli hospital, dei service, ricovero d'urgenza, riabilitazione extra ospedaliera. Si è disputato il 18 agosto scorso l'ottavo Memorial Michele Mambella a Rocca Pia, un ridente e rilassante paesino della provincia dell'Aquila, un memorial di calcetto dedicato ad un giovane prematuramente scomparso all'età di 36 anni. Ad aggiudicarsi l'ottava edizione del Memorial è stata la squadra della Rai Pescara. Vediamo. C'è un servizio che non può mai mancare ogni anno in questi periodi nella scaletta del nostro TG, una bella iniziativa che torniamo a raccontarvi molto volentieri con il cuore. E già, perché è proprio con il cuore che si raccontano le belle iniziative, che riescono a trasmettere sempre delle grandi emozioni e dei grandi sentimenti a chi li ascolta da casa grazie a questo potente mezzo televisivo e chi invece ha il piacere di viverli direttamente. Le nostre telecamere ci riportano ancora una volta in una location fantastica del nostro amato Abruzzo, a Rocca Pia, provincia dell'Aquila, un ridente e rilassante paesino di montagna situato in prossimità del piano delle Cinque Miglia tra i monti Genzana e Petrella. Incontri tanta bella gente in questo piccolo paese di montagna, tanti turisti che hanno deciso per un po' di staccare la spina per godersi un periodo di relax in tutta pace e tranquillità. A Rocca Pia si sa, le iniziative non mancano e così la data del 18 agosto è diventata storica perché tutti sanno che c'è un appuntamento sportivo dove non si può e non si deve mancare. È il Memorial Michele Mambella che ricorda un giovane prematuramente scomparso nel 2006, pensate, a soli 36 anni.
Per questo motivo a Roccapia si è istituito in suo onore, per ricordarlo, un memorial di calcetto giunto quest'anno alla sua 8ª edizione, organizzato dalla Proloco e dal Comune di Roccapia con la preziosa collaborazione del cugino Roberto Datri e patrocinato dall'Arcal Rai sede di Pescara, azienda nella quale Michele era conosciuto, poiché il Papa Mario prestò servizio al reparto MIAF, oggi invece Rai Way, fino alla sua scomparsa avvenuta nel 1990 e dove oggi lavorano invece la sorella Antonella Mambella e i cugini Pasquale e Roberto Datri. A scendere in campo anche quest'anno, dopo un minuto di raccoglimento, quattro squadre, la Rai sede di Pescara, la Wind, azienda nella quale Michele ha lavorato, e due squadre del Roccapia. Anche se a fare da cornice a questo bel evento sportivo sono stati però altri ingredienti, sì, i più importanti, ovvero l'amicizia, il divertimento e lo stare assieme in questa giornata per strappare un sorriso dalla sua a Michele. Un ricordo, come sempre, nelle parole della sorella Antonella Mambella, la quale ai nostri microfoni non riesce a nascondere la gioia e l'emozione. Anche se mio fratello è morto da 7 anni, questo è l'8º memorial, perché il primo è stato fatto proprio l'anno che è morto, quindi siamo tutti qua a ricordare lui. Pare che la gente ancora lo ricordi molto e ci fa piacere questa cosa. È sempre una giornata dove a scendere in campo sono i valori dello sport, dell'amicizia, lo stare insieme, proprio non manca nulla. Sì, è vero, lo sport vissuto così è bellissimo, anche perché Michele, insomma, qui giocava con tutti questi ragazzi di Roccapia, alcuni colleghi, altri amici, quindi insomma diciamo che tutte persone che lo conoscevano abbastanza bene. Poi noi, i parenti, il mio cugino Roberto che con temperanza organizza questa cosa, nipoti, insomma siamo tutti qua a ricordarlo. Grande poi la macchina organizzativa per questo evento sportivo, portato avanti dall'instancabile cugino di Michele, Roberto Datri, il quale ogni anno mette sempre anima e cuore per regalare a tutti una bella giornata di festa sportiva, dove l'importante non è vincere ma partecipare divertendosi. Sì, in effetti sì, perché poi ogni anno magari c'è un ostacolo di più, perché che vuoi, persone che vengono da fuori. Non è sempre facile organizzare tutto, poi abbiamo anche molti sponsor, quindi persone che ci aiutano in questa organizzazione. È un appuntamento fisso quindi? Un appuntamento fisso il 18 di agosto, è diventato tipo la sagra proprio di Roccapia, sì. Numerosi poi gli sponsor che non si tirano indietro e che contribuiscono ogni anno a fornire un aiuto prezioso per far proseguire anche questa bella manifestazione, che merita proprio di essere raccontata perché si è circondati sempre da grandi amici e da persone sensibili dal cuore d'oro. Tanta gente sugli spalti del centro sportivo di Roccapia a tifare le squadre partecipanti e mentre in campo, come dire, si consumavano sudore e fatica, qualcuno con la mente ripensa a quando Michele trascorreva con la sua famiglia sin da piccolo le sue vacanze, crescendo e giocando tra i borghi del paese, insieme ai suoi coetanei roccolani, tra questi fratelli Lino, Stefano e Luciano Di Sante, Ugo Tabacco, Marco e Giuseppe Amicucci, Enrico Ricci, Tommaso Perfetto, Luca Zappa, Giuseppe Di Sante e tanti, tantissimi altri. Gioie, divertimenti e tanti bei ricordi che ancora oggi non si cancellano. A Vincenzo Candela, grande amico che ha avuto la fortuna di lavorare con Michele, abbiamo chiesto di raccontarci in questa giornata un aneddoto particolare. Guarda, una volta proprio qua vicino in montagna, durante un intervento insieme con la motoslitta, che lui era bravissimo perché abitando sempre qui a Roccapia raccontava quando era piccolo che andava col padre con la motoslitta e insieme arrivavamo fino in cima a uno dei nostri centri radio insieme a lui. Sì, uno dei tanti bei ricordi che ho di Michele. Per la cronaca sportiva, vittoria storica per la squadra della Rai di Pescara, che è riuscita ad aggiudicarsi un primo posto in classifica in questa 8ª edizione del Memorial, al secondo posto in classifica la Wind, terzo posto il Roccapia e quarto posto la Red Lion Bar e l'Ottica Gallery sempre di Roccapia. Buone come sempre anche le direzioni di gara del signor Borsetti di Popoli. In questa manifestazione è bello esserci perché oltre a scendere in campo i valori dello sport e dell'amicizia c'è sempre quel ricordo che non si spegne mai. Assolutamente sì, che dentro di noi e continuiamo con questa edizione, l'8ª ripeto, a portarla avanti e trasmetterla. Sì. Con la consegna di trofei, targhe di riconoscimento, coppe e medaglie a tutte le squadre partecipanti offerte dalla sorella di Michele, Antonella Mambella, e dagli amministratori comunali di Roccapia, si spengono i riflettori anche quest'anno su questa 8ª edizione del Memorial, ma tranquilli perché è solo un arrivederci al prossimo anno con il 9º Memorial Michele Mambella, per rivedere ancora una volta emozione, entusiasmo e voglia di esserci, l'unico modo che ci dà la possibilità di non spegnere mai il ricordo verso Michele.
Il destino purtroppo lo ha tolto troppo presto all'affetto della famiglia e dei suoi cari, ma non lo toglierà di certo dalla nostra memoria e dal cuore, e diventa persino difficile trovare parole per alleviare la sofferenza data dalla perdita di una persona cara, perché quando una persona come lui ci lascia, quando non possiamo più toccarla o sentire la sua voce, sembra scomparsa per sempre, ma il suo affetto sincero, accompagnato dal suo bel sorriso, non morirà mai, vivrà per sempre nei cuori dei suoi cari, più forte di qualsiasi abbraccio e più importante di qualsiasi parola. Seeking a place to stand or a place to hide. Down in the crowded bars, out for a good time. Can't wait to tell you all what it's like up there. Un'ultima notizia, una bella notizia, uno scoiattolo a passeggio tra i caratteristici vicoli di Atri, il simpatico animaletto dalla coda lunga e folta, è stato avvistato da alcuni residenti in una stradina della città vecchia dove deve essersi spinto in cerca di cibo. È probabile che il piccolo roditore viva tra le vegetazioni sottostanti il belvedere di via delle Clarisse. Altri scoiattoli erano stati notati di recente anche tra gli alberi della villa comunale di Atri e nella pineta del parco marino del Cerrano. Si tratta di animali arboricoli che si nutrono di noci, ghiande, funghi e frutta. E con questa bella notizia noi concludiamo il nostro telegiornale. Vi lascio al meteo, grazie per essere stati con noi. Buona serata. Da Alice Montagnier e da tutto lo staff di ilmeteo.it, il sito dove è la Il a fare la differenza. Ecco le previsioni per oggi, giovedì 22 agosto 2013. L'instabilità presente sul nostro paese resterà concentrata nella giornata odierna su buona parte del sud, specialmente nelle zone interne tra Lazio, Abruzzo, Molise e Campania. Al nord avremo anche oggi una giornata caratterizzata da tanto sole un po' su tutti i settori, qualche addensamento nuvoloso potrà formarsi come di consueto sull'arco alpino e prealpino, specie nelle ore più calde. Al centro, dopo una mattinata all'insegna dei cieli sereni o poco nuvolosi, avremo un aumento della copertura sulle zone interne tra Lazio e Umbria con possibili rovesci, ma è bello sul resto delle regioni. Al sud, già nelle prime ore del giorno, molte nubi tra Puglia, Lucania e Calabria con rovesci e temporali, ma dopo metà giornata ci sarà un peggioramento su tutte le zone appenniniche e interne dalla Campania fino alla Calabria con piogge diffuse. Precipitazioni possibili anche sull'est della Sicilia. Vediamo insieme le temperature. Valori in leggero aumento sulle pianure del centro-nord, mentre al centro-sud saranno sostanzialmente stazionarie tra i 28 e i 34 gradi. Ventilato sulle coste. Amici, l'aggiornamento meteo per questa giornata termina qui. Ben ritrovati e soprattutto buona, buonissima giornata. Con l'oroscopo di giovedì 22 agosto 2013,
Vi ricordo che la Luna si trova nel segno dei Pesci. Ovviamente questa Luna è preceduta da una Luna piena di ieri, per cui è ancora una Luna estremamente forte, decisa, combattiva. Per cui oggi c'è ancora un po' di maretta, c'è ancora un po' di tensione generale, che ci piaccia o no. Passiamo subito al segno dell'Ariete, una giornata questa dove alcune volte bisogna far buon viso e cattivo gioco e far finta che tutto va bene, anche se in alcuni momenti magari la vostra capacità di contenere il vostro nervosismo è un po' in difficoltà, diciamo che ci riuscite un po' meno, ok? Perfetto. Ed ora passiamo al segno del Toro. Per i nati sotto il segno del Toro, posso garantirvi che proprio questa Luna in Pesci vi sostiene, vi aiuta, vi dà brio, voglia anche di magari di essere un pochino meno oppressi, più leggeri. Insomma, vedete un po' la giornata in rosa, che non guasta mai, no? Un pizzico di ottimismo. Gemelli, andiamo subito a guardare le previsioni dedicate a questo terzo segno dello zodiaco in ordine, diciamo, di comparsa nel cielo. I Gemelli avranno una giornata un po' faticosa sotto il profilo generale, ma a fine giornata, proprio a fine giornata, ci sarà qualche novità che potrebbe in qualche modo compiacere la vostra giornata. Cancro, sarete molto critici, molto oppressi da pensieri non positivi, vi sentirete un po' bistrattati dagli eventi, pensate in maniera negativa. Bene, allora è la giornata adatta per dimostrare che un sano pensiero e soprattutto un ottimismo può aiutarvi a vivere meglio. Leone, giornata tranquilla, non vi sono eventi particolari, tutto prosegue con tranquillità, la Luna nei Pesci vi regala un incontro piacevole, per cui sfruttate questa giornata. Ed ora andiamo avanti e, come giusto che sia, andiamo a scoprire il segno della Vergine. Se siete tra coloro che vanno in ferie, magari proprio in questa settimana, o siete in ferie in questa settimana, bene, prendetevela con comodo, al di là del tempo, al di là del meteo che potrebbe incidere, godetevi il vostro sano e giusto riposo. Se siete invece tra coloro che riprendono il lavoro proprio in questa settimana, affrontate tutto con un pizzico di ironia. Bilancia, piccoli e inevitabili problemi economici per qualche spesuccia in più, per una cosa che avete azzardato, che non dovevate, ma l'avete fatto, per cui di conseguenza attenzione, siate capaci di gestire al meglio la vostra sfera economica in questa giornata. Ma non finisce qui, perché adesso dobbiamo parlare dello Scorpione. La giornata di oggi, 22 giovedì, è una giornata dove una notizia potrebbe mettere in pace le vostre apprensioni, cioè potrebbero fare scomparire la vostra apprensione, il vostro stato ansioso. Perché? Perché proprio questa notizia vi fa capire che ci sono ottime possibilità per risolvere qualcosa che vi interessa. Sagittario, le vostre scelte sono azzardate, in questa giornata non fate scelte che possono compromettere la vostra serenità. E soprattutto, se non siete sicuri di quello che dovete fare, chiedete consiglio, perché alcune volte siete un po' avventati, siete un po' frettolosi, e questo non giova a nessuno, tantomeno a voi, tra l'altro. Andiamo avanti. Capricorno, piccoli ma inevitabili, vogliamo dire discussioni, sì, usiamo questa parola, discussioni, liti con la persona che amate. Perché? Perché se questa persona che amate è un Toro, è uno Scorpione, oppure è anche una Vergine, sono molto gelosi di voi e per cui possessivi. Acquario, prendete la vita con allegria e in allegria, perché in fondo, anche se volete fare i fedeli, coloro che sono fedeli a lui, a lei, no, purtroppo non ci riuscite, perché l'acquario è un po' birichino, l'acquario è un po' capace di entusiasmarsi di tutto e di nessuno nello stesso tempo. Oggi è una giornata così. Pesciolini, la Luna nel vostro segno vi dà una grande sensibilità e vi dà anche la capacità di essere molto, molto apprezzati per la vostra analisi
capacità di capire gli altri, di accogliere gli altri, di consigliare gli altri. Oggi farete un lavoro molto bello, vedrete che gli altri apprezzeranno la vostra disponibilità. Bene, 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 non mi resta che salutarvi, vi do appuntamento, come giusto che sia, domani, tra l'altro venerdì 23 agosto, e come giusto che sia vi lascio con i numeri telefonici per gli appuntamenti. Ciao a tutti!